Christopher è il periodista di Conoscere Genova che ha seguito Genova-Catania. Emozioni a poche ore dalla partenza per il Cile? Emozioni, la prima penso che è nostalgia, di lasciare la città che è stata la mia casa questi ultimi mesi, che anche sono stato mesi molto importanti nella mia vita e mai dimenticherò tutto questo. Nostalgia con un po' anche di felicità, di tornare a casa, al proprio paese, di trovarsi con la famiglia, gli amici e tutto quanto, come anche mangiare il pranzo tipico del paese e tutto questo è anche bellissimo, sì. Di questi sei mesi cosa ricorderai soprattutto? Soprattutto le amicizie che ho fatto qua, ho fatto buonissima amicizia. E infatti l'amicizia ti fa anche poi innamorarti del posto, del luogo, della città in cui sei. E quindi ho trovato buonissimi amici qua e anche questo mi ha fatto valutare molto bene a Genova. Di che nazionalità gli amici? Sono alcuni italiani, spagnoli, della Finlandia, Venezuela. E anche del Congo ho amici che loro sono bravissimi, sono le prime persone che ho conosciuto qua, mi hanno aiutato un sacco e quindi sono felicissimo di aver conosciuto tante persone di diverse nazionalità. Dopo sei mesi cosa pensi di Genova, cosa pensi dell'Italia e cosa pensi degli italiani? Cosa penso di Genova? Genova, già te l'avevo detto nell'altra intervista, è una bellissima città, mi piace un sacco, e anche ieri te lo dicevo, mi piace la spiaggia, mi piace camminare, mi piace il Porto Antico, mi piace la pasta al pesto, mi piace il luogo dove vivo, i miei amici, e tutto questo ricorderò di Genova. E poi qual è Italia e italiani? Italia penso che è un bellissimo paese. Italia, infatti, quando sono arrivato mi sentivo come a casa mia, come mi è accaduto anche a Roma, perché è una città che arrivi e dici minchia, bellissimo, e potrei vivere tutta la mia vita qua. E gli italiani anche sono bravissimi, anche sono diversi. Ci sono le persone del nord che magari sono un po' più non tanto aperte, le persone da Roma al sud, persone proprio cordiali, gentili, c'è di tutto. Domanda cattivissima, le italiane? Italiane? Le italiane. Italiane? Cosa vuoi chiedere? Cosa dico degli italiani? Gli italiani no, sono persone che si curano molto. Nel mio paese le cilene sono anche belle, però non si curano tanto, e invece le italiane sono belle e anche si curano e si vedono più belle, penso. E quello è bravo, le genovesi anche sono bravissime, però sono molto difficili. Di Genova che cosa ci puoi dire a livello di città, che cosa hai visto, che cosa ti ha colpito soprattutto? E prima le storie di qua. Quando ho scelto Genova ho detto è una molto bella città, perché è la città dove è nato Cristoforo Columbus, c'è molta storia. E poi ho cominciato a cercare delle foto, io ho visto foto del Porto Antico e mi sono innamorato della città. Allora, quello. Tornerai a trovarci? Sì, sicuro. 2-3 anni torno a Genova. Sì. Stai valutando anche di lavorare in Italia o per quello rimarrai sempre in Cile? Lavorare è un po' più difficile. Se c'è un lavoro, vengo subito, sì. Allora, presto in Italia. Grazie mille.